Qua vediamo la definizione di prodotto vettoriale nel caso generale. Noi l'abbiamo fatto nel caso particolare del momento torcente, cioè l'abbiamo fatto soltanto con i due vettori R e F. Qui invece prendiamo due vettori qualunque A e B, generale, A e B, con un angolo tra loro che è alfa. Allora il prodotto vettoriale lo indichiamo in generale con V. Si legge A vettore B e è un vettore che ha come intensità il prodotto dei due moduli, cioè il prodotto dell'intensità di A e di B, cioè la lunghezza in pratica delle due frecce moltiplicate, A per B, per il seno dell'angolo compreso. È quello che abbiamo visto prima per il momento torcente, qua lo vediamo espresso nel caso generale, quindi modulo del primo vettore, modulo del secondo, o intensità che è la stessa cosa, per il seno dell'angolo compreso tra i due vettori. Questa è l'intensità o modulo del vettore prodotto vettoriale. La direzione perpendicolare al piano l'abbiamo detto anche prima, parlando del momento torcente, e il verso è dato dalla regola del cacciavite, che vuol dire che si prende il primo vettore indicato, che è A, primo vettore del prodotto, lo si ruota portandolo su B. Quindi se io prendo A e lo ruoto su B, questa è una rotazione antioraria, perché A lo devo portare su B, rotazione antioraria, e quindi il vettore V, il prodotto vettoriale, esce. Se invece A e B fossero scambiati nel disegno, quindi A è quello sopra e B è quello sotto, portando il primo vettore, che è sempre A su B. La rotazione è oraria, quindi A su B, rotazione oraria è rappresentata da un vettore che entra. Questa è la regola del cacciavite, perché quando il cacciavite viene ruotato in senso antiorario svita e la vite viene fuori, quindi la vite viene verso di noi. Quando il cacciavite viene ruotato in senso orario, la vite entra, quindi il vettore entra. E la stessa cosa accade con il tappo della bottiglia. Se io giro il tappo della bottiglia così, il tappo viene fuori. Se io giro in senso orario, il tappo va dentro.